255 Tech Talks, soluzioni innovative per ottimizzare e automatizzare processi produttivi. Gabriele, fermate la posta elettronica. Sì, l'ho letto anch'io, hai ragione. Oh, fermate la posta elettronica. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un articolo scritto da Giancarlo Oriani nel loro blog. Giancarlo Oriani è l'amministratore delegato di Stauffen. Sì. Ci avrete già sentito parlare di Stauffen, giusto Gabri? Sì. Che ci hanno sentito di sicuro parlare di Stauffen. Almeno perché... due puntate le abbiamo fatte con Bolgè e Trivellato, che sono due uomini Stauffen, diciamo così. Uno dei quali tra l'altro è stato anche il nostro uomo, nel senso che 255 ha fatto insieme a Stauffen un percorso di crescita negli anni passati e di miglioramento continuo, orientato alla lean leadership e un po' di altre cosettine che magari prima o poi racconteremo. Stauffen è una società di consulenza, fondamentalmente di consulenza di lean management, e diciamo che è focalizzata sull'ottimizzazione dei processi produttivi, ma passando attraverso le persone. Quindi posiziona al centro l'uomo e l'aspetto comunicativo, e su questo va a indagare e a costruire dei sistemi che poi vanno a modificare il processo produttivo reale. Ma perché viene modificato l'aspetto comunicativo e di relazioni tra le persone? Non a caso in questo articolo, secondo me, troviamo che appunto abbiamo preso il titolo, no? Fermate la posta elettronica, e spesso noi ce lo siamo domandati da anni. Diciamo, io sono un fautore ormai penso da una decina d'anni, forse di più, che dico la posta elettronica, le mail sono morte. Sono morte, zombie, sono sempre lì. Sono degli zombie che resistono e persistono, e nonostante la mia tenacità nel cercare di abbandonarla, di portare 255 in una... come una volta ho coniato, era, ti dico, 10 anni, quindi un po' di anni fa, email free zone, no? Okay. Cioè volevo una società, la 255 volevo una società senza email. Alcuni mi dicono che vedo un po' troppo lontano, e invece potete contattarlo su paolo.meregalli@255.it. Ecco, appunto. Infatti qualcun altro dice che bevo troppo, e in questo caso probabilmente vale la seconda. No, sono fondamentalmente convinto che la mail sia lo strumento sbagliato, o sia evoluto in maniera sbagliata, perché la prima mail cos'è? Negli anni 70, 71, no? Era la prima sottorete ARPANET, 1971. Perfetto, erano gli anni, proprio inizio della rete, e lì c'era l'ARPANET, che era la prima sottorete, la prima idea di concetto di internet, ed era per lo scambio tra università di documenti, sì. No? da fax al... Non c'era internet ancora negli anni 70, c'erano degli esperimenti, però effettivamente stiamo ancora usando uno strumento che è nato negli anni 70 ed è nato negli anni 70, ha dei limiti incredibili, ma evidentemente ha anche dei pregi che poi vedremo di così raccontare insieme a te, Gabriele, che magari ci fai vedere un punto di vista che è un punto di vista UX, da utilizzatore, ma evoluto e studiato, mettiamola così. Riprendo due frasi di Giancarlo Oriani, poi sul nostro sito www.255.it metteremo anche il link dell'articolo, così se lo volete andare a leggere e a curiosare un po' nel blog di Stauffen, che ci sono sempre articoli molto interessanti, e quindi visto potete iscrivervi anche la vostra... Visto anche un post di un certo Paolo Meregalli su quel blog. Sì, me l'hanno fatto fare uno, poi ho detto lascia stare, sennò perdiamo tutti quelli che ci seguono. È successo. Cito dall'articolo che ha come titolo, abbiamo detto, fermate la posta elettronica. E dice, l'efficacia e l'efficienza organizzativa dipendono in grande misura dalla comunicazione. E qui... ovvero dal trasferimento delle informazioni, decisioni, giudizi, dati, problemi, eccetera, tra i vari soggetti organizzativi. La capacità di comunicare bene è funzione del mezzo utilizzato. E qui mette in chiaro proprio uno dei limiti della posta, e dice due punti. La parola scritta trasmette un'informazione secca. Boom, arriva. È quello che sto leggendo. Informazione secca.
il parlato trasmette anche un significato tramite l'intonazione, le pause, gli accenti, eccetera. E ho, diciamo, esagerato la parte dell'intonazione, eccetera, eccetera. L'incontro di persona trasmette ancora di più tramite il linguaggio del viso e del corpo, quindi tutto quello che è non scritto, okay? Però fa io che sto gesticolando, certo, con le mani, noi che ci vediamo attraverso il video, perché ricordiamolo, è un podcast, ma è un podcast che potete anche vedere attraverso YouTube. Sì, giusto? E quindi... E cosa possono fare su YouTube? Beh, possono mettere una bella iscrizione all'interno del nostro canale e attivare la fantastica campanella per rimanere aggiornati su tutte le nuove puntate. E bravo. La cosa interessante poi è che stai descrivendo qualcosa e stai dando anche i mezzi di comunicazione. Quindi vai su 255.it/email per vedere e leggere l'articolo. Segui il podcast in formato audio su vari canali che possono essere anche su Spotify, per esempio. Puoi trovare 255 Tech Talks e ascoltare questo episodio soltanto con il canale audio. E puoi andare su YouTube e puoi vedere anche l'ennesimo canale che è anche quello video. Quindi è interessante come c'è tutta la sfumatura. Da usufruire come sì, meglio infatti. Si crede, no? Perché il podcast lo puoi usare in auto, eccetera, eccetera. Cosa dice quindi Oriani? Dice, quindi l'email è al livello più basso della ricchezza di comunicazione, no? Quando prima ha elencato dice, la mail, lo scritto, ti arriva l'informazione, finito. Ci metti la parola, quello che stiamo facendo se ci state ascoltando in podcast, e quindi l'intonazione, quindi... c'è un valore comunicativo superiore rispetto al solo scritto. Ci metti il video e stiamo dando un altro livello di informazione, no? più informazioni ancora. Ci metti l'incontro personale col corpo e ancora un livello di superiore. Quindi lui dice la mail è il livello più basso. È interessante questo spunto perché è una delle motivazioni per cui credo fortemente che la mail sia morta. Non sia la strada. Lo so che è 10 anni che lo dico e non ho ancora trovato una soluzione, ma prima o poi ce la farò, Gabri. Anche perché adesso racconteremo un po' il percorso che abbiamo fatto in questi 10 anni, no? Ed ecco perché Stauffen, continua la mail, dice: spingono verso soluzioni che permettano o facilitino l'incontro tra i vari reparti, tra le varie persone, eccetera, eccetera. Questa mail che abbiamo letto insieme e che ci è piaciuta perché è qualcosa che sentiamo nostro, si ricollega a un evento che ho avuto la fortuna di seguire ieri con un professorone, professoroni quelli, insomma, quelli grandi, Julian Birkinshaw. Julian Birkinshaw è un professore della Business School di Londra. E lui si occupa di innovazione, quindi ha un reparto che si occupa di imprenditorialità e innovazione, ricerca e sviluppo. È molto molto interessante, è stato un pomeriggio interessantissimo su un workshop organizzato dalla Luke e il reparto della Business School della Luke, quindi Varese, e da Sev, che avete già sentito perché insieme a Sev abbiamo fatto qualcosina. E poi magari lo riprenderemo un'altra volta. E il suo concetto era che in realtà l'aspetto creativo è a rischio. Il workshop aveva un nome, che aveva un titolo che era Unprecedented Call for Innovation, no? Quindi già qui la preoccupazione rispetto alla creatività, perché in un'epoca come quella odierna, dove il Covid sta bloccando molto della comunicazione, perché la blocca? Perché ci lascia una comunicazione molto più povera, la stessa cosa che diceva Oriani. Certo. No? Quindi ci stiamo orientando, o perlomeno blocchi a viaggiare, a muoverci, a incontrarci, a bere una birra, perché poi nell'aspetto creativo c'è tutto un aspetto che è slegato dal focus, no? Quando ti astrai un attimo e dici all'invenzione, c'è quello sociale. Quando incominci, esatto, la creatività che arriva dal spostare, noi lo facciamo spessissimo in 255, no? Soluzioni che in un ambiente sono normali, sono innovative in un altro ambiente, quindi avere la capacità di guardare un po' dall'alto, spostarsi un po' fuori dal problema e vedere negli altri mondi cosa sta succedendo o come sono stati risolti i problemi magari simili e poi importare una parte e modificare rispetto all'ambiente è innovazione pura e serve una creatività evoluta, perché altrimenti sei blind, sei cieco, non la vedi questa cosa qua, no? E lui diceva una delle più grosse scommesse in questo momento
è proprio quello di non perdere questa capacità di comunicare, perché ci stanno togliendo il virus, non ci stanno, il Covid, ci sta togliendo la possibilità di incontrarci, e questo mette a rischio la creatività, mette ad alto rischio la creatività. Secondo me è un concetto a cui pensare molto molto interessante. Poi ci sono altri, secondo me ha dato diversi spunti anche per i prossimi, per qualche altro prossimo podcast. Ti racconto. Per la parte tu dicevi appunto per la creatività bisogna incontrarsi, sono pienamente d'accordo. Mm-hmm. Noi siamo grandi utilizzatori in 255 di post-it, abbiamo valanghe di post-it appesi ovunque. Il Covid, soprattutto durante il primo lockdown, ci ha tolto tutto questo. Stiamo cercando di recuperare attraverso dei software di lavagne virtuali, perché sicuramente la mail non poteva colmare quel gap comunicativo lì, anche perché hai bisogno di interazioni molto brevi e molto dense, che il post-it era perfetto, ma per una fisicità proprio che ha la carta e tutto quello che ne deriva. Però mi sembra che ad esempio questo esperimento attraverso un software che noi utilizziamo, che si chiama non so mai dove mettere l'accento, tutto sommato sia un esperimento che sta funzionando molto assolutamente bene. Assolutamente sì. No? Perché abbiamo portato anche tutte le nostre schemi da Obey a Room, e un giorno vi diremo cos'è l'Obey a Room. Da Obey a Room all'interno di Miro, o Miro come si dirà, e sta funzionando. Io ero molto preoccupato all'inizio di perdere la fisicità del post-it che attaccavi, no? E in realtà mi sembra che tutto sommato funzioni. Invece non ha funzionato Podio, ritornando alle mail. Come vi ho detto, 10 anni io sono convinto che la mail è morta, e 10 anni fa ho iniziato con un software che si chiama Podio, c'è ancora. Un software che permette di costruire tutta un'infrastruttura, e la mia idea era costruire i passaggi di processo, quindi delle milestone tra un passaggio di processo e un altro, e abolire all'interno dell'azienda completamente le mail attraverso questo processo quasi di certificazione, autentificazione. No? È un software che ti puoi autocostruire, molto personalizzabile, molto bello sinceramente, però prima di buttare questa cosa all'interno del 255, tu non c'eri ancora, Gabriele, quindi tu ci racconterai invece gli altri due esperimenti che invece hai vissuto, uno sul termine e uno invece è nato che c'eri anche tu. Abbiamo fatto un test, io e il mio collega, perché abbiamo detto, se io butto dentro una cosa del genere, una mina così, e dico tutti abbandonate la mail, faccio una brutta fine. Allora ho preso una persona tra i colleghi e gli ho detto, dai, io e te incominciamo invece di scriverci in mail, usiamo sta roba qua. Cioè 3 settimane, forse 4 settimane abbiamo abbandonato, non ci riuscivamo neanche io e lui. Quindi io ho sempre convinto che la mail fosse morta, ma come dici tu, mi trovate su paolo.mergali.com/255.it, quindi probabilmente ancora tutt'oggi è morta. Il secondo passaggio è stato studiare un po' di più quali tool potessero esserci in giro, e ho trovato Vrike. Innamorato, Vrike veramente potentissimo, a metà tra un programma di to-do, di Gantt, di organizzazione dei progetti, e di chat. Quindi il primo concetto in cui ho incominciato a visualizzare il fatto che le mail potessero trasformarsi in una chat, in un social. Quindi io aprivo all'interno di questo mondo che si chiama Vrike una commessa, noi lavoriamo per commesse, all'interno della commessa avevo dei sottoraggruppamenti e uno poteva chattare, non più scriversi le mail, ma il bello è che la chat era a disposizione di tutti, quindi tutti potevano cooperare. Quindi la mia idea che questa cosa potesse non solo migliorare la comunicazione tra le due persone, ma renderla anche fruibile agli altri, e quindi l'informazione essere non più privata. No, perché una delle regole che ti dicono quando scrivi una mail, la scrivi a uno, perché se ogni volta che tu mandi una mail e la pubblichi a 50 persone, non si capisce nulla, anzi. No? E quindi quella diventa un'informazione quasi one to one, no? Se vuoi stare ordinato, cioè entro certe regole, e poi dopo se invece le sfori diventa troppo complicato, comunque diventa ancora meno utile. Insomma, ci abbiamo provato per 4 anni, a un certo punto sono arrivato quasi al punto di obbligare all'utilizzo di Vrike ad abbandonare le mail, ricordo. Fortunatamente te lo ricordi, c'eri già, e quindi adesso lo sentiamo raccontato da te. Anche io ho cercato di prendere persone che mi sembravano più vicino al mondo, a poter capire il mondo social, il mondo della social nel senso della comunicazione diversa, che non fosse legata a mail, tant'è che Gabriele, tu sei stato uno di quelli che ho detto, tu adesso
Andiamo. Mi aiuti su questa roba qua, perché io sono sicuro che la troviamo insieme una soluzione, no? In realtà non ce l'abbiamo fatta neanche lì, abbiamo dovuto abbandonarla. E ti ascolto, perché non te l'ho mai fatta questa domanda. Perché non ce l'abbiamo fatta, Gabri? Forse perché era troppo il software, cioè era un po'... Allora, lo utilizzavamo male, plausibilmente, e non basta che soltanto una persona o due, tre, cinque persone lo utilizzino bene, un software. Deve essere utilizzato bene da tutti, altrimenti non funziona. Io sto cercando, faccio una piccola parentesi, sto cercando da un sacco di tempo di smettere di utilizzare WhatsApp in favore di Telegram. Il problema è che continuano a esserci persone che utilizzano WhatsApp e che si rivolgono a me con WhatsApp. E nel momento in cui disinstallo WhatsApp, mi mandano un SMS dicendomi: oh, ti installi WhatsApp così posso parlarti? E quell'effort lì loro lo hanno pagato, perché l'SMS è a pagamento. Chiusa parentesi. Quindi, se il punto debole di una comunicazione del genere è in questo sistema qui, è proprio chi non lo sa usare. Ahimè, la mail la sanno usare tutti. Sì. Il passaggio, ho un appunto mentale che tengo in ultimo, anzi, no, non te lo anticipo e spero di non dimenticarmelo. Il passaggio che abbiamo fatto dopo Vraik, perché continuo a dire che la mail è morta, no? Cosa diceva Oriani Giancarlo, dice, fermate la posta elettronica. Siamo passati a Slack, che mi sembra stia funzionando un po' meglio, quindi legato ai progetti. Abbiamo fatto i nostri canali, mi sembra che ci stiamo avvicinando, lo stiamo usando un po' di più tutti, sì. Un pochino di più, con fatica anche questa. Cosa vedi? Che, allora, io ti dico cosa vedo dal lato mio di Slack. Forse colma un po' quella deficienza o quella bassa ricchezza che citava Giancarlo Oriani prima, perché stupidamente, in maniera grafica, io posso dare un'informazione in più, no? È il concetto dell'emoticon, no? Che è stupido, però io ti metto una frase e dopo ti metto il sorrisino, piuttosto che quello arrabbiato, piuttosto che quello che applaude, piuttosto che il cappellino del party, eccetera eccetera, ti sto dando un'informazione senza utilizzare una parola, no? Che non potrai dare in una mail, o meglio sì. Però normalmente la mail ha una struttura e viene composta in maniera un po' più formale, diventa una comunicazione già un po' più ingabbiata, no? Non so se eccola qua che mi fai, mi hai messo anche il tabacco, quindi pollice alto, capisci? Cioè, è esattamente questo il punto. Sono archetipi di concetti tirati fuori e esposti lì. E tu trasformati in oggetto, esatto, grafico. E quindi effettivamente è proprio un alfabeto, cioè si al posto della A puoi usare quell'emoticon o emoji che ha già un significato, è estremamente densa come cosa, e soprattutto è univoco, lo puoi usare intanto che scrivi, quindi diciamo che Slack cosa fa in prima battuta, o programmi di questo tipo, in prima battuta ti permette di essere meno formale, quindi una comunicazione molto più diretta, senza tanti fronzoli, sì. No? Perché non è caro amico ti scrivo, non stai iniziando una mail, è una chat, è come se diretto, punto. No? E poi è un punto dove ti posso aggiungere anche qualche informazione a lato per farti capire se sto scherzando, se sono arrabbiato, c'è un qualcosa molto importante, se cosa ci devi guardare, con un po' di oggetti grafici e anche un po' di infrastruttura che poi si crea, ma poi diventa troppo. Quindi il pericolo, che è l'errore che noi abbiamo fatto con Vraik, no? Troppa roba, faceva troppo. Esatto. E quindi alla fine... E tu dicevi prima, no, quando ci siamo così confrontati prima dell'inizio della puntata, dicevi la mail è una cosa di bella, no? Fa sì. Una cosa. E il problema è che cioè, la conosciamo da troppo tempo e quindi abbiamo dei preconcetti sulla mail. Quindi è buongiorno Paolo, virgola, a capo, bla 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 bla, contenuto, quindi richiesta, cordiali saluti,
Fammi sapere presto, Gabriele. 2-5 firma, firma. E quella parte iniziale e quella parte finale è pesante. E possiamo evitarla. Come la evitiamo? Andiamo con la chat. Il problema è che l'emoticon, l'emoji, puoi metterla anche nella mail. Certo. Ma tu sei sicuro che poi ti prendono sul serio? No, no, tecnicamente lo puoi fare, certo. Ovviamente. È che quella infrastruttura ti aspetti la mail con un formato diverso e se ti dovesse arrivare con quel formato è fuori posto. Assolutamente, anzi, cioè, sarebbe strano. E... sì, sì, ma malinterpreteresti la mail ricevuta sicuramente. Quindi potremmo dire che sarebbe, in teoria sarebbe tecnologicamente uno strumento che potremmo utilizzare tranquillamente, ma dovremmo cambiare il modo di utilizzarlo. Sì. Esatto, e come per WhatsApp non, è difficile scalzare un'abitudine da degli utilizzatori. Interessante. Aggiungo quell'elemento prima di dimenticarmelo che mi era venuto in mente prima, facendo un confronto rispetto ai ragazzi che posso vedere grazie più o meno all'età di mio figlio, no? Quindi 18, più o meno intorno alle 18, e non le usano le mail. Ma sei folle, perché dovresti utilizzare una... Cioè, la mail è una cosa che non la apri, cioè proprio, ma non ti installi, cioè non te la configuri neanche. Serve ai vecchi per fare gli account di Facebook. Perfetto, perfetto. E allora il passaggio dopo che mi dico è, diciamo, ho citato un'età che tra 4 anni, 3 anni, 2 anni, diciamo dai 2 ai 6 anni, entrano in una... nella loro diciamo fase di vita lavorativa, e a loro, cioè, entrano che non è che bisogna dirgli che la mail è morta, per loro è già morta, e allora come comunicheranno, cioè cosa utilizzeranno? Quindi la nostra è una fase tra ovviamente transitoria, no? Perché siamo tra un concetto di mail nato nel 71 che riconosciamo essere vecchio perché perde informazioni, perché non ci dà quella freschezza che ci serve e quello che ci serve oggi rispetto, però non riusciamo a uscirne, però facciamo fatica. Posso a un certo punto fare un retromarcia e dire che mi piace la mail? Nel senso, tutte le altre... Hai già finito il periodo di... Mi spiego. La... tutte le altre chat sono basate su delle piattaforme. La mail no. La mail è... tu puoi avere il client, quindi il servizio che ti legge la mail, che ti piace, e mandare una mail a chiunque. Quindi tu, il tuo fornitore può essere Google, può essere Yahoo, puoi essere tu stesso, e comunque puoi comunicare con tutti gli altri. Io con WhatsApp non posso comunicare con Telegram, posso comunicare all'interno di quell'ecosistema. E quindi è questa libertà qui che la rende il mezzo di comunicazione più o meno universale, forse. Quindi se dovessero a un certo punto decidere di scambiarsi i protocolli o le API... e permettere a Telegram di mandare messaggi su WhatsApp, a WhatsApp e mandare messaggi su Telegram e diventare cross piattaforma, la mail potrebbe morire. Quindi stiamo aspettando questo. Facciamo un appello. WhatsApp, Telegram, Instagram e tutti gli altri in fila, apritevi. sì, ne faccio un altro io, e secondo me mi hai già dato dei belli spunti di riflessione. Spero che anche a chi ci sta ascoltando siano rimasti un po' di spuntini così frizzanti su cui riflettere. Mi piacerebbe sapere, provare a lanciare, vediamo se qualcuno ci risponde, e capire come usate le mail, cioè usate ancora la mail? Usate degli strumenti diversi, delle piattaforme diverse, Slack, Vrike, Podio? Noi abbiamo provato Podio, Vrike e Slack in questo momento. Ce n'è un mondo, sì, ce ne sono tantissime. Sarebbe interessante capire se le altre società si stanno approcciando a provare sistemi di comunicazione diverse per arricchire la comunicazione, semplificandola, perché in realtà vuoi arricchirla di quella parte che diceva prima Giancarlo, no? che viene a mancare nella parte scritta, e però vuoi anche semplificare per essere più veloce, per rendere un mezzo molto più diretto, no? Cosa state facendo?
Magari ce lo possono dire. Speriamo di sì. Potete scriverci a... E dove... Non possono scriverci alla mail a questo punto? No, però possono... Di solito su LinkedIn possono lasciarci un bel commento. Dai. Un bel commento su LinkedIn. O un bel commento anche su YouTube, perché YouTube puoi commentare anche i filmati. È vero. Dai. E anche su www.255.it c'è la possibilità anche di commentare direttamente sul sito. È vero. E allora... Quindi non scriveteci una mail, ma commentate in uno di questi tre posti e vediamo cosa state facendo, se vi siete posti questa domanda, se state cercando di risolverla in qualche modo. Magari potrebbe essere interessante farci un podcast con voi, il prossimo. Che dici? Direi che è un'ottima idea. Facciamo così. Vai, grande. Mi hai messo nella testa un po' di cose a cui devo pensare. Buona serata allora. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, Gabri. Ciao.